È un momento importante per noi anche a livello psicologico, anche a livello emotivo. Poter riaprire il nostro stadio è un passaggio importante e quindi tutta la società vive con grande partecipazione questo momento. Quante persone potrà ospitare lo stadio? Sarà possibile ospitare 850 persone circa, sono il 15% della capienza dello stadio comunale. Verranno disposte distanziate praticamente una persona ogni sette seggiolini e sarà aperto tutto lo stadio, compresa anche la gradinata nord, che solitamente è dedicata agli ospiti, e invece in questo caso sarà dedicata anche lei ai nostri tifosi. Per accedere allo stadio bisognerà procedere in determinato modo. Sì, tutte le procedure verranno rispettate e siamo convinti di poter garantire ai nostri tifosi la massima sicurezza, se no non ci saremmo certamente avventurati in questa operazione. Quindi sarà necessaria l'autocertificazione, verrà presa la temperatura a tutte le persone che entreranno allo stadio, ci sarà l'obbligo di mantenere la mascherina per tutta la partita, comunque durante tutta la presenza allo stadio. Siamo convinti che con questo 15% rispetto alla capienza siano garantite tutte le norme anti-Covid. Come fare per i biglietti? Non ci sarà la vendita al botteghino, rimane la modalità online. Visto il grande sacrificio che hanno fatto gli abbonati l'anno scorso, non venendo allo stadio da febbraio in poi, pur avendo acquistato l'abbonamento inizio stagione, abbiamo pensato di dare a loro la possibilità di acquistare il biglietto fino a venerdì alle 14, quindi loro hanno la possibilità di acquistare il biglietto. Non potremo garantire a loro, ovviamente per le misure anti-Covid, la stessa postazione che avevano nel loro abbonamento, però in questo momento bisogna accontentarsi di poter entrare allo stadio e vedere la partita. Dopo, da venerdì alle 14, la vendita sarà libera, riservata solamente ai residenti della zona di Genova, della provincia di Genova.